ospite fuori con Marcello. Andiamo? Andiamo. Salve, ciao Luca, ciao, ben arrivato, sono Daniela. Piacere, piacere. Allora, ce andiamo a prendere questo caffè, che dici? Certo, cioè noi stavamo chiacchierando, vero no Luca? Sì. Tre caffè, grazie, acqua per tutti. Allora ti tocca venire a provare quest'anno. Beh, quest'anno lo facciamo insieme. Esiste dal 1985 a Lamezia Terme un punto di riferimento culturale di intellettuali e studiosi, dove poter disporre di un vasto assortimento di libri delle maggiori case editrici. È la libreria Gioacchino Tavella, che cura in modo particolare i prestigiosi cataloghi editoriali di Einaudi, Adelphi, Mondadori, Rizzoli, Bompiani, Feltrinelli. Sono presenti libri di testo per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La trovi in via Crati 1517, a Lamezia Terme. Libreria Gioacchino Tavella, perché leggere è più di una passione. When there was despair in the Dust Bowl, and yes, we can. Ho detto al presidente, è giovane, è bello e anche abbronzato. Marcello Frangioso. Ma rileccia il piacere! Con chi? Personalmente informale. Per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? Se vai a Palermo, non toccare le banane! Ma io non ho mica rubato! No. No! E allora secondo te ho rubato io? E che ho rubato io? Saci da pecore da leone. Fai 50 giorni da stacchiore. Da genere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Personalmente informale. Un dialogo insieme a Marcello Frangioso e i suoi ospiti. Diretta radio questo pomeriggio, benvenuti dalla sede centralissima del centro commerciale Due Mari all'interno del nostro acquario della radio televisione, ormai di fatto questo è, su canale 16 con Personalmente Informale. Vi ricordo, il nostro appuntamento non è soltanto un appuntamento televisivo, chiaramente è un appuntamento anche radiofonico, ma anche sui social media è molto presente, su YouTube, su Facebook, su tutti i canali di comunicazione. Personalmente Informale oggi ha un ospite molto particolare, un grande sportivo, un imprenditore che ha fatto una scelta che poi si è rilevata di grande successo sul territorio lamentino. Ma prima di scoprire chi è il nostro ospite di oggi, andiamo a vederci qualcosa che riguarda proprio lui. Eccola qui. La sua storia professionale è legata al mare e al vento, due elementi che la natura ci ha regalato e che per il nostro ospite si sono trasformati in una carta vincente, una carta che ha avuto il coraggio di giocare in un momento in cui nessuno ci avrebbe scommesso. Stiamo parlando di Luca Valentini, beach manager dell'Angling Beach, meta tra le più conosciute a livello internazionale per la pratica degli sport velici, con una maggiore attenzione verso il kitesurf. Tutte le travel guide internazionali e le maggiori riviste del settore, oltre che i siti web che si interessano di kitesurf, segnalano infatti questo spot come uno dei migliori al mondo. Luca nasce a Cosenza il 15 gennaio del 1971. Ex calciatore professionista, ha militato in Serie B nelle fila del Cosenza. Dopo il calcio, per tre stagioni consecutive, si dedica all'attività di animatore turistico per la Volturna. Laureatosi all'Unica alle scienze economiche e sociali, intraprende l'attività di promotore finanziario per 8 anni, ma non è un lavoro che lo gratifica particolarmente. Ed è per questo che nel 2006 decide di lasciare tutto e di inseguire la sua più grande pazzia, partendo da un luogo dimenticato da Dio, ma ideale per gli amanti degli sport velici. Gizzeria Lido.
Luca, benvenuto intanto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a te Marcello per l'invito. Piaciuta la scheda? Beh, bellissima, sì. Abbiamo un po' raccontato quello che è la tua storia, poi una storia chiaramente ricca anche di successi e anche di grandi soddisfazioni, perché insomma hai fatto la cosiddetta scelta di campo, Luca, ad un certo punto della tua vita. Beh sì, intanto diciamo io sono sempre stato un ragazzo a cui piace stare all'aperto insieme alla gente, quindi fare l'attività di promozione finanziaria insomma non è che mi soddisfaceva tantissimo, e quindi nonostante i buoni risultati anche economici, però ho deciso di intraprendere questa avventura con il mare e con il vento. Ad un certo punto la passione, Luca, ha preso il sopravvento, come si dice, no? Sì, sì, sì. E poi hai fatto qualcosa di davvero straordinario. Tra un po' ne parleremo, però un po' più approfonditamente. Una cosa però che ci lega, sei stato anche animatore turistico. Sì, è stata una mia parentesi, diciamo che mi sono preso un anno, anzi 3 anni sabbatici dopo la laurea, e quindi sì, ho voluto un po' verificare questo settore in maniera diretta, pensando sempre a qualcosa di mio poi. Certo, assolutamente. Luca Valentini, ne parleremo tra qualche istante della sua vita, di questa grande passione, di questo ormai punto strategico per gli amanti del kitesurf, insomma tante cose molto belle che oggi appunto Luca Valentini ci regalerà. Allora Luca, siamo rientrati in diretta televisiva su Canale 16 e anche per gli amici della radio che ci stanno ascoltando, perché siamo chiaramente on air anche in questo momento per gli amici di Radio Energy. Allora descrivici intanto questa disciplina che poi è diventata la tua grande passione, che è appunto il kitesurf. Intanto che cos'è? Spieghiamolo insomma ai profani del kite. Cos'è il kitesurf? Il kitesurf è uno sport che si pratica sull'acqua. Ovviamente come idea è quella del windsurf, quindi si sfrutta l'energia del vento, solo che a differenza del windsurf, invece di avere una vela nelle mani, si ha un aquilone. È un aquilone che appunto raccoglie questa energia, è un aquilone da trazione e che quindi ti consente di spostarti attraverso la tavola che hai ai tuoi piedi, di spostarti sull'acqua. Non è solo uno spostamento lineare, ma sono anche salti, evoluzioni, e quindi tanta dà la percezione insomma di volare, sì. Di volare direttamente nel mare. Senti, come e quando ti sei innamorato di questo sport? C'è un momento particolare nella tua vita nel quale praticamente hai sentito l'amore per questa passione, scattata la scintilla? Come dicevo prima, ovviamente appassionato di sport velici, quindi anche di windsurf, lo praticavo già a Gizzeria, perché comunque Gizzeria è un posto meraviglioso. Pesce Anguilla in questo caso era dimenticata da Dio, però aveva questa risorsa incredibile, questo vento termico che ogni pomeriggio soffia ancora oggi per fortuna, e quindi nel momento in cui nasce alle Hawaii questo nuovo sport, tutti quanti un po' windsurfisti ci siamo incuriositi. Ma cos'è successo? C'è un'evoluzione. Vogliamo provarlo, vogliamo capire, prendiamo insomma un aquilone in mano, vediamo che cosa succede. È quello ovviamente che non consiglierei a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo sport, però a quel tempo, diciamo nel 2000, nel 99, ancora non c'era una scuola di formazione, quindi non c'era cioè voi non avevate un istruttore? Non avevamo un istruttore, e di fatto abbiamo preso questo aquilone in mano e abbiamo cominciato a strisciare su tutta la spiaggia di Gizzeria, che per fortuna è molto grande, fino a che non abbiamo comunque imparato un po' a gestire. Poi insieme alla tavola ovviamente ci siamo buttati nell'acqua e da lì è stato tutto un crescendo. I più talentuosi chiaramente facevano qualche metro in più, poi piano piano ci si sono un po' adeguati tutti. Senti, è uno sport anche femminile, cioè le donne possono praticarlo, possono ambire ad avere anche un certo tipo di successo con il kite? Assolutamente sì, ti dico anche che le donne sono quelle che hanno più successo. Statisticamente tra i nostri allievi alla scuola appunto dell'Anglus Beach sono più le donne che riescono, ecco, a raggiungere l'obiettivo finale che noi uomini. Tra l'altro noi organizziamo anche degli eventi solo per donne, in cui vengono delle atlete internazionali a fare dei camp proprio solo per loro. Bene, allora state ascoltando e state vedendo il nostro appuntamento di Canale 16 di Personalmente Informale con un esperto di kitesurf. Tra un po' parleremo anche della sua grande attività che si trova appunto a Gizzeria. Rimanete con noi. Personalmente Informale, un
un dialogo insieme a Marcello Francioso e i suoi ospiti. Stiamo appassionando Luca di questa disciplina del kitesurf, sto per un attimo anche così volando con i pensieri alla prima possibile inizio corso, insomma, no? Quando inizierà il primo corso di kitesurf? Prima dell'estate, presumo. Beh, sicuramente, noi ogni stagione apriamo il primo di aprile, quindi già allora avremo le condizioni migliori per poter imparare. La spiaggia a disposizione, quindi poca gente, il vento che comunque comincia a soffiare in maniera appunto importante. Bello, prima parlavi del fatto che è una posizione strategica, c'è un vento termico, avevo capito sì, bene, no? Sì. Che cosa si intende? Cioè, cosa succede? C'è un vento costante per ragioni sì. Geografiche? In maniera semplice ti dico che quando c'è il sole c'è il vento. E l'effetto termico si crea perché poi in buona sostanza riscalda la terra che sta alle nostre spalle, quindi anche tutta la piana che appunto anche questa parte qui dove c'è il centro commerciale. Allora l'aria calda sale e lascia spazio necessariamente all'aria più fresca, e l'aria più fresca che arriva dal mare, perché come sai il mare si riscalda molto più lentamente della terra, e quindi questo concetto fisico, diciamo, genera vento, genera questa brezza che dal mare va verso la terra. Bene, noi siamo in quel canale di vento, quel, diciamo, un paio di chilometri che va dalla fascia di, diciamo, Caposuvero più a nord fino all'inizio del lungomare di Lamezia, che ci attraversa. Quindi usufruite di questa particolare condizione climatica che poi genera di fatto vento. Sì. Allora, iniziamo con le domande anche personali. Gizzeria Lido è il comune che ospita l'Anglus Beach, questo parco sportivo di oltre 15.000 metri quadri, una pazzia che si è trasformata in un'idea imprenditoriale vincente. Intanto vogliamo capire un po' di più di questa pazzia. Quando hai avuto questa follia, come direbbe Erasmo da Rotterdam, no? Bisogna avere una lucida follia per fare delle cose del genere. Quando hai capito che un'idea del genere, considerata per molti anche pazza, poteva diventare un'idea vincente? Ma intanto io frequentavo già quella zona, come ti dicevo, praticando il windsurf, quella zona era la più ventosa, e quindi da Cosenza, come tantissimi altri ragazzi, caricavamo le nostre macchine e andavamo lì a scendevate, fare tipo i Beach Boys, sì, andavamo a fare windsurf, ma non solo da Cosenza, arrivavano da Catanzaro, dalla stessa Lamezia, da Reggio Calabria, e quindi frequentavamo questa spiaggia, diciamo, per certi versi meravigliosa perché è grandissima ma deserta, però per altri anche un po' bistrattata perché, insomma, non era ben risistemata, ben ripulita. Poi c'erano anche c'era più di qualcuno che andava lì solo per buttare della spazzatura, e ovviamente la follia sta nel senso di vedere in quel posto come un posto che poteva prendere, diciamo, poteva svilupparsi, poteva sicuramente essere migliorato e riqualificarsi. E allora lì, d'accordo un po' anche con il mio socio Carmelo, abbiamo deciso di fare di richiedere una concessione demaniale e aprire uno stabilimento balneare. Avete detto, io ci vedo una struttura, sì. E secondo me funzionerà. Sì. Subito siamo partiti comunque con una struttura importante, cioè non abbiamo fatto le solite cose piccoline. Avete per poi ragionato in grande, insomma. Sì, e lì ovviamente abbiamo reso il kitesurf come l'elemento attrattore principale. Un po' soddisfacendo quelle esigenze che io avevo visto tra tutti quelli che solitamente praticano questi tipo di sport, ovviamente hanno quando vanno in giro, quando viaggiano con la famiglia, con i bambini. Certo, quindi avete capito cosa serve ad una famiglia, sì. No, per stare tranquilla e per poi godersi, sì, anche la passione, sì, di questa disciplina. Sì, perché se tu pratichi kitesurf, sì, hai anche la compagna che ti sta vicino e sta bene, allora sicuramente ti diverti
diverti molto di più e ci ritorni e perché ci ritorni. Sei contento e quindi e allora, è nato tutto un indotto. Questa è la filosofia di partenza. Poi è ovvio che abbiamo saputo anche destreggiarci un po' con gli altri servizi, cercando di capire un po' anche quello che alle altre persone, anche quelli che non praticano il kitesurf, faceva piacere trovare in una struttura, quindi sì, sicuramente una buona accoglienza, ma anche la ristorazione, il bar, la disco, l'intrattenimento musicale, e tutto questo è un cocktail, diciamo, che ha funzionato, e quindi ecco l'Anglus Beach che è cresciuto sempre di più dal 2006 in poi. Adesso insomma siamo una struttura comunque di riferimento, punto fermo, sì, calabrese, ma io direi anche a livello nazionale. E certo, a proposito di questo, l'Anglus Beach è stata scelta anche come location per organizzare i campionati del mondo di kitesurf, addirittura neanche i campionati italiani, quelli del mondo, quindi una tappa importantissima sotto il punto di vista sportivo a livello mondiale. Dall'8 al 19 luglio, e leggo appunto, ci sono questi campionati anche di questo anno. Come ci stiamo preparando per questo evento così importante, Luca? Sì, beh, intanto veniamo dall'esperienza comunque di tutti questi anni, abbiamo in particolare sono 5 gli anni in cui abbiamo organizzato eventi internazionali. Ci siamo fermati un po' al campionato europeo, perché ai campionati europei, perché comunque organizzare un evento del genere, tu me lo puoi confermare, impegna tantissimo risorse, sotto tutti i punti di vista, risorse e soprattutto tanto lavoro, quindi devi comunque avere la vicinanza delle amministrazioni, devi avere comunque una buona base su cui poter per cui poter partire. Dall'altra parte c'è questa risorsa così importante, questa risorsa geomorfologica dell'area di Gizzeria Lido, che ha fatto innamorare un po' anche la federazione internazionale. Tutte le volte che sono venuti hanno trovato ogni giorno il vento adatto, hanno trovato un'organizzazione quindi di altissimo livello, ed ecco che già da qualche anno ci proponevano il campionato mondiale. Quest'anno eravamo in ballottaggio tra Abu Dhabi, San Francisco e Perth. Non mi dire, abbiamo questi nomi così importanti, poi c'era anche Gizzeria, sì, giusto per capire l'importanza che abbiamo anche in termini di location. Alcune volte viene sottovalutata la nostra terra, un po' così per concetto, no? Per cultura. Certo. E invece probabilmente l'abbiamo spuntata. È importante sottolineare questo aspetto, perché sentendo questi nomi, queste città che chiaro, turisticamente c'è una sorta di timore reverenziale, che non hanno nulla da richiedere, è ovvio che ci proponiamo anche noi in Calabria attraverso Gizzeria Lido. Bene, bene, auguri, siamo contentissimi, auguri di cuore davvero. Voi fate parte anche della Federazione Italiana Vela, ovviamente, sì, come avete di fatto un circolo velico. Abbiamo penso, un circolo presumo, velico, certo, della Federazione Italiana. Ma soprattutto per questa disciplina che è il kitesurf, che perché è considerato, insomma, forse così in modo ignorante, se vogliamo, uno sport estremo, non lo so, ma lo possono praticare tutti o ci sono delle limitazioni al riguardo? Guarda, assolutamente no, nel senso che comunque l'unica limitazione che richiediamo è quella di saper nuotare, per quanto un coraggioso avventore potrebbe anche praticarlo con il giubbino salvagente senza questa capacità, però è ovvio che saper nuotare è l'unica cosa che richiediamo. Io sorrido perché con un po' di pancetta pensavo di non poter sperare, e invece in questo caso io sono stato costretto a ingrassare proprio perché per dimostrare agli altri che il kitesurf lo possono fare anche chiaro. No, non è assolutamente una limitazione fisica, è una questione tecnica, quindi le forze messe come in campo come tutte le cose, sì, bisogna utilizzare la tecnica ancora più che la forza muscolare. Luca Valentini, adesso imprenditore, ex calciatore del Cosenza, e questo l'abbiamo anche evinto dalla scheda tecnica. In quale ruolo giocavi, Luca? Beh, ero un difensore. Un difensore, difendevi quello la squadra. Quello che picchiava gli attaccanti. Senti, che cosa ti è mancato secondo te per arrivare al top, no, del mondo calcistico, alla serie massima? Beh, sicuramente il fisico, perché comunque già quello in cui giocavo io, e stiamo parlando comunque di 25 anni fa, era uno sport che stava crescendo sempre di più a livello fisico, era l'era di sacchi, si correva tantissimo, e quindi io lì avevo molti limiti.
E allora a quel punto, poi insomma, dopo brevi presenze nel, appunto, nel campionato di Serie B con il Cosenza, perché ho, comunque ho fatto tutta la serie delle giovanili con buonissimi risultati, poi ho visto che da lì la C però insomma era troppo sacrificata, e allora volevo dedicarmi di più alla mia persona, alle attività che mi piacevano di più, ancora di più. Allora ecco che giocavo così per passione, però poi nel frattempo studiavo, nel frattempo ecco poi ho realizzato tutto il resto. Certo, quindi hai fatto tante cose, anche hai provato un po' di cose nella vita, sì. Quindi anche essere calciatore, che è un po' il sogno di tanti ragazzi. Senti, poi questo breve excursus, questi 3 anni sabbatici, dicevi, come animatore turistico, lì entriamo un po' ancora di più nel personale. Gli animatori, lo si sa, sono dei grandi conquistatori di donne, no? Di ragazze, di avventure. So che adesso sei felicemente sposato, insomma, o comunque convivi, stai con una compagna in modo stabile, ma dimmi la verità, quanto si beccava da animatore turistico? La mia compagna è qui, però vabbè, questo lo sa bene, si fa becca, becca veramente tanto. Forse tantissimo. un poco intraprendenti. E senti, un episodio divertente che ricordi da animatore, dai, torniamo un po' indietro nel tempo, qualcosa che sai, gli animatori un po', qualche episodio strano sarà anche successo, qualcosa di divertente, di ironico, di unico. Ma sono veramente all'ordine del giorno lì, quindi ce ne sono veramente tanti. Poi l'animatore, io in realtà facevo la stagione estiva ovviamente come responsabile di spiaggia, poi la stagione invernale sulla montagna con lo snowboard, però lì, poiché sono tante le attività che comunque l'animatore fa a prescindere da quella che è la sua principale, poi le cose più simpatiche venivano fuori la sera, quando dovevi andare a fare lì gli spettacoli serali, e quindi perché ti costringono a fare anche poi ovviamente, no? ovviamente al di là del ruolo diventi un attore, è chiaro. E lì ne succedevano insomma di già le fan le avevi, perché chiaro, durante il giorno c'erano un po' di fisico, ce l'avevi pure, un bel ragazzo lo eri, e quindi insomma tutto contribuiva, come sì, si dice. Sì, sì, no, c'era, è veramente divertente. Okay. Un'esperienza che comunque consiglio a tutti i ragazzi che hanno il tempo di farlo. È da fare, insomma, l'animatore turistico, sì, almeno una volta nella vita. Sì. Senti, insomma, qualche altra domandina. Se fossi su un'isola deserta, adesso sta andando in TV l'Isola dei Famosi, per esempio, mi piace, quali tantissimo. Sono le 3 cose di cui non potresti fare a meno? Insomma, un'isola deserta, sei capitato lì, però hai la possibilità di avere 3 cose, cosa porteresti con te? Allora, pensaci bene, tanto insomma, giusto una maschera per pescare per pescare e mangiare, certo, un aquilone per fare kite, perché lì nell'Isola dei Famosi c'è sempre il vento, io con l'occhio un po' guardo sempre il mare, le paperelle come si dice, quindi vedo sempre il vento, e poi una palla per giocare a calcio. Ah, benissimo, quindi 3 cose importanti, divertenti, ma nutrirsi chiaramente forse la necessità primaria. Beh, con la no? maschera potrei soddisfare queste esigenze. È chiaro. Senti, tu con la tavola sei un esperto, ma a tavola invece, che insomma, passiamo dallo sport alla cucina. Sono ancora più esperto. Ancora più esperto. Dai, cucini sì. tu? Sì, cucino io ovviamente. Quando Vanina, la mia compagna, vuole entrare in cucina, io in maniera anche maldestra l'allontano e dico lo sai che questo è il mio regno. Senti, quale piatto in particolare ami di più proporre ai tuoi amici o magari anche alla tua stessa famiglia? Cos'è che desideri? Beh, guarda, ieri che abbiamo fatto una cena insieme a degli amici, ho preparato un pollo al forno. Era un pollo gigante, ci ha messo 2 ore e mezza per cuocersi. Eravamo lì alla fine che eravamo così affamati che... Certo che le donne, forse tra i pensieri, no, del marito ideale, una delle qualità è speriamo sappia cucinare, sì, no? Sì. Che è una di quelle virtù. Sì, sì. Che... Però di fatto io sono un amante della pasta. Però veramente, cioè, sono ingrassato a dismisura a furia di pasta e pizza, e quindi mi sono imposto di non mangiarla fino all'inizio dell'estate. È chiaro, poi col movimento e l'attività fisica. Va bene, il 19 marzo invece, Luca, si festeggia la festa del papà. Insomma, tu hai una splendida bimba, abbiamo avuto modo di poter vedere la sua dolcezza pochi istanti fa al di là delle telecamere. Insomma, domandina, tu che sei papà, quanto che rapporto e soprattutto hai con tua figlia, che cosa trasmetti a tua figlia da papà?
quali valori, che cosa vorresti, insomma, bimba, che diventasse? È una bimba meravigliosa di 13 mesi, quindi ogni giorno che passa riesco a goderla di più, proprio perché lei diventa sempre più attiva, quindi in questo senso anche affettuosa, certo sempre legata molto alla mamma, però è ovvio che l'insegnamento del genitore è fondamentale. Quindi l'educazione, la cultura dell'altruismo, queste sono delle cose che sicuramente voglio trasmettergliele. E poi bisogna essere fortunati, perché comunque i bimbi, insomma, crescono in una realtà sociale oggi che un po' mi spaventa. E infatti ci poniamo anche le domande con la mia compagna, come possiamo gestire questa situazione, mandarla alla scuola, mandarla, insomma non si sa l'ambiente che si incontra, però quindi per questo bisogna essere fortunati, ma sicuramente tutto quello che possiamo darle noi a casa sarà la cultura della cultura del sorriso, dell'educazione, dello stare bene insieme agli altri. Certo, assolutamente. E adesso ascolterai tra qualche istante qualcosa che ti ricorderà, qualcosa che ti piace, però è una sorpresa, eh? Quindi rimani collegato, attento, anche voi che state guardandoci da casa. Beccoli e Walker, dove sono? Ancora in addestramento. Forza Danny, facciamogli vedere come si vola, giochiamo a perde chi molla. Questi non sono aerei da disinfestazione, non gioco a perde chi molla con te. Dai, non fare il bambino, facciamo così. Ho detto di no, Ray. Io ti vengo addosso, ti scassi o ci scontriamo, vedi un po' tu. Accidenti stanno facendo. Ah, ci siamo. Ah, perché mi devi sempre rompere, Ray? Da che parte vuoi andare? Vado a destra. No, a sinistra, vado a sinistra. Allora deciditi, a destra o a sinistra? A sinistra, Danny. Sì, a sinistra, ma la tua o la mia a sinistra? Ecco, mi hai fatto confondere, non ci capisco più niente adesso. Va bene, andiamo a destra. Tutti e due a destra. No! Hai detto qualcosa? Beh, vi informo che quei due campagnoli restano a terra. Sì, signore. Uso assolutamente improprio di aerei militari. Dammi il berretto. Signore? Manda quei due saltafossi da Doolittle. Allora Luca, hai ascoltato in questo momento gli amici invece di Canale 16, di Personalmente Informale, stanno vedendo le immagini. Sai che film è, te lo ricordi? Beh, Pearl Harbor. È un film che ti ricorda qualcosa, uno dei tuoi preferiti, ho saputo, vero? Sì, sì, è uno dei miei preferiti. Come mai? Perché? Io sono un divoratore di film, nel senso che quando ho il tempo mi piace stare davanti alla TV o anche al cinema. Vengo spessissimo qui al The Space Due Mari, però film sempre non impegnati. Che cosa ti trasmette questo film? Bah, sicuramente è una storia vera, una storia vissuta. Io tra l'altro spesso vado alle Hawaii e ho visitato quei posti. È incredibile veramente vedere questi posti reali, dove le navi americane sono lì affondate con dentro tante persone che sono morte a causa dell'attacco dei giapponesi. È una storia incredibile, assurda, però è vera. È una storia umana. È una storia umana. C'è poco da fare. In questo caso il film ovviamente è particolarmente fatto bene, quindi mi è piaciuto. Bene, grazie, e rimani ancora con noi perché tra un po' un altro po' di domande, no? Sempre molto personali. Personalmente informale. Un dialogo insieme a Marcello Francioso e i suoi ospiti. Allora Luca, sei un tipo geloso? Il tuo motto è vivi e lascia vivere? No,
Certo, dipende. Ovviamente dipende. Sarò geloso della mia compagna. È chiaro, sicuramente sarò, io credo che sia normale essere gelosi. Sarò geloso di mia figlia, però insomma, comunque in maniera moderata, non sono di quelli pericolosi. È chiaro, sappiamo vivere, come si dice. Senti, domanda, sei pronta a questa domanda? Sì, entro proprio sul simpatico. Vai, entri in tackle scivolata sul. Vado in scivolata. Il posto più strano dove hai fatto l'amore? Beh, capita a tutti, eh? Ognuno c'ha. Non guardare nessuno, guarda me. Inventati quello che vuoi. Capita a tutti e noi non facciamo finta di niente, voi che state lì in televisione che ve la ridete un po' sotto i baffi sul kite. Beh, come posso... sul kite in planata. Sul kite in planata è un po' difficile. Però sicuramente in mare insomma, in mare è sempre romantico. In mare sì. È chiaro. È per uno come è il te... mio elemento, quindi certo. Mi senti... trovo più a mio agio in mare che non anche che non perché è molto terra. Più semplice. Come si dice, no? È vero. Va bene, in mare, quindi ragazzi, insomma, amici, chiunque stia guardando la televisione, sono domande simpatiche queste che a me piacciono molto, poi personalmente informale, voglio dire, ci sta. E poi il posto in cui vorresti farlo, sempre in mare, insomma. In un altro mare, in un'altra spiaggia. No, questo... Nell'isola desnuda, dove c'è... In questo momento, ahimè, Rocco, lo lasciamo lì. Però, in un aereo. Durante i lunghi trasferimenti, male. Allora sì. Sarebbe una bella idea. Se ti offrissero un lavoro a tempo indeterminato, quindi ben retribuito, una carriera spianata. Non l'accetteresti, no? Al di là di ogni merito. Altre cose non mi interessano. Non avevo dubbi, comunque. Immagina di essere seduto sulla spiaggia al tramonto, quindi immaginati, no? Questo sì, tramonto bellissimo. Ogni giorno lo vivo. Quando guardi l'orizzonte, che cosa vedi? Lo Stromboli con il sole che gli tramonta dietro. Che questo è il tramonto, ragazzi, che vediamo ogni giorno all'Anglus Beach. Le isole bellissime, le isole Eolie meravigliose. Mai fatto kite alle isole Eolie? No, stiamo portando avanti un progetto importante che porterà a far kite lì alle isole Eolie, di passaggio utilizzando Stromboli come boa. Meraviglioso. Senti, l'ultima domanda, poi ti facciamo un piccolo pensiero. Ti diamo qualcosa, a noi ci piace omaggiare qualcosa di particolare ai nostri ospiti, però prima ancora una domanda ultima, promuoviamo questo Anglus Beach, che cosa si aspetteranno i futuri clienti e i clienti che affezionati invece per questa stagione? Beh, come dicevo prima, ripartiamo nella stagione nuova 2015 già dalla giornata di Pasquetta, quindi organizzeremo un grande evento per il giorno di Pasquetta, ti invito Marcello a Grazie. Venire. Evento mangereccio e musicale, come di prassi appunto a Pasquetta, però poi sarà un continuo di eventi. Intanto ci saranno già nei mesi di aprile e maggio i team delle varie nazioni che verranno ad allenarsi, quindi già è uno spettacolo vedere questi ragazzi atleti, diciamo, a livello mondiale. E poi abbiamo degli appuntamenti importanti, il Kite Babes, che come dicevo prima è un camp solo per donne. Quest'anno avremo la campionessa europea di freestyle che verrà a fare appunto da insegnante per tutte le ragazze che vorranno partecipare al camp. Sarà seguito appunto dall'8 al 19 di luglio dai campionati del mondo di kitesurf, in cui avremo due discipline, che è la formula kite e l'hydrofoil. 10 giorni di fuoco saranno sicuramente per noi, ma una grandissima bellissima vetrina per la Calabria, per tutta la gizzeria. E infatti ci stiamo un po' d'accordo con l'amministrazione, organizzando pure dal punto di vista logistico e infrastrutturale. E ovviamente la stagione dell'Anglus Beach ha il suo clou nel periodo di agosto, perché tantissima gente viene durante gli happy hour la domenica, il venerdì nel nostro party. E ci sono tante novità ovviamente che sono in programma e vi aspettiamo già da subito, dal primo di aprile. Ci saremo. Non è un pesce d'aprile, ma è una cosa vera. Grazie mille Luca, adesso per te questo piccolo pensiero. La vita è fluida, il tempo scorre, è la scrittura che dà consistenza agli eventi, li mette sotto vetro e li conserva. Come buona abitudine per quanto riguarda il nostro personalmente informale,
a noi piace davvero lasciare un pensiero, un ricordo di questa intervista. Lo facciamo spesso e forse esclusivamente con un libro, perché un libro siamo sicuri che rimarrà sempre lì, per sempre, no? Accanto al nostro ospite. Il titolo è Lidia Ravera, è chiaramente l'autrice, e Piangi pure invece è il titolo di questo libro. La dedica l'abbiamo già preparata. Prima che tu arrivassi, te la dedico e te la leggo soprattutto. Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni. Perché questo è il rischio più grande. Tu lo hai fatto ed il mondo è tuo. Questo è per te, con grande stima, la nostra azienda. Marcello Francioso in questo caso te lo firma, ma a nome della Francioso & Partners. E grazie davvero di cuore a te il libro, di essere stato nostro ospite. Io ti ringrazio tantissimo per l'invito, per questo meraviglioso libro che sicuramente leggerò quanto prima, e ovviamente ricambio l'invito a venire a trovarci direttamente alla Englewood Beach. Grazie mille a nome di tutti, grazie Luca. When there was despair in the Dust Bowl, and yes we can. Ho detto al presidente, è giovane, è bello e anche abbronzato. Marcello Francioso. Ma rilascia il piacere. Con chi? Personalmente informale. Per essere buoni cattolici dobbiamo essere come conigli, no? Se vai a Palermo non toccare le banane. Ma io non ho mica rubato. Ma no. No. E allora secondo te ho rubato io? E che ho rubato io? Saci, io sapevo, credo, Leo. Fai 50 giorni da stacchiotto. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Personalmente informale. Un dialogo insieme a Marcello Francioso e i suoi ospiti.